Ad oggi è importante avere la possibilità di identificare un tumore non riconosciuto delle lesioni precancerose, e questo in una popolazione asintomatica o apparentemente sana, attraverso i cosiddetti screening, quindi con l'utilizzo di test diagnostici o biomorali. L'altra parte è considerare una diagnosi precoce, e quindi l'obiettivo è di identificare il tumore ad uno stadio potenzialmente curabile, al fine di iniziare il prima possibile una terapia e migliorare così la sopravvivenza e la qualità di vita del paziente. La PET-TC è un esame innovativo di diagnostica per immagini che va a sfruttare le caratteristiche tecniche di entrambe, sia della PET che della TC. Ha un'alta sensibilità, specificità, accuratezza delle immagini, e questo avviene attraverso la somministrazione di traccianti radioattivi, quindi permette di studiare in maniera non invasiva la funzione e metabolismo di molti organi, ottenendo delle informazioni precise sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Chiunque può eseguire un esame PET-TC, ci saranno delle accortezze ovviamente da prendere in considerazione, come avvisare il medico nucleare se vi è una presunta o accertata gravidanza o se si è in fase di allattamento. È un esame che viene richiesto dallo specialista. Si può monitorare il paziente dalla stadiazione al follow-up, addirittura anche durante la terapia, e quindi in caso valutare la risposta dell'attività metabolica durante terapia, e quindi in quel caso cambiare anche la strategia terapeutica. I tempi sono rapidissimi e anche le liste di attesa sono estremamente ridotte, ma la cosa importante è anche la possibilità di eseguire l'esame in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e di avere anche la refertazione in giornata. Non è altro che un sistema di dispensazione ed infusione di dose per i radiofarmaci. In realtà è utilizzato per programmare la dose richiesta da somministrare al paziente in funzione del peso. Farà tutto in maniera automatica, in maniera sterile. L'esame in sé dura molto poco, 15, massimo 20 minuti, dopodiché il paziente può tornare alle sue normali attività. L'accortezza che gli verrà chiesta è quella di stare lontano da bambini piccoli, donne in stato di gravidanza e allattamento nelle ore successive, cioè il tempo del decadimento del radioattivo. Il Centro Polispecialistico Figebo è un centro che vanta oltre 30 anni di attività, con un'esperienza comprovata nel settore della medicina nucleare. In più ha in dotazione macchinari di ultima generazione low dose, in grado di garantire un'altissima qualità delle immagini, come la mammografia con tomosintesi, l'OCT, la TC e il CONBIM. Tra i nostri servizi abbiamo il reparto di fisioterapia, che è provvisto di apparecchiature per esame di onde d'urto, tecarterapia e ipertermia, in grado di garantire in questo particolare momento sicurezza per i nostri dipendenti, ma soprattutto per i nostri pazienti, effettuando sanificazioni continue di tutti gli ambienti.